Salve. Non vi avevo visto. Oggi mi trovo qui a recensire un nuovo libro che magari molti di voi non conoscono. Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è un libro molto bello. Parla della Compagnia dell'Anello che va verso Mordor per distruggere l'arma dell'Oscuro Signore e salvare la Terra di Mezzo. Oggi iniziamo questa nuova recensione. Il Signore degli Anelli è una storia che parla di avventura, di amicizia, di coraggio. Il motto del libro è un anello per trovarli, un anello per domani. Ciao Kevin, ti fai un autografo, lo so che ti sei, allora, il primo video. Non mi dovete rompere il cazzo, questa è casa mia, è violazione della privacy. Voi dovete andare via, avete capito? Questa mi fa male al cuore, non potete invadere la mia proprietà così. No, vai via, basta, mi avete stufato, basta, vai via, vai via. Un fan mi ha aggredito. Mi sono sentito male. Non dovete invadere la mia privacy così. Non dovete invadere la mia privacy. Guarda, questa è violazione della privacy. E adesso io vi denuncio. Io vi denuncio. Prendo il numero di tutti quelli che mi hanno telefonato in questi giorni, Team, Wind, Vodafone, bravi. Adesso vi denuncio tutti. Vi denuncio tutti. Vedrete, vedrete. Ragazzi, è successa una cosa scandalosa prima. Scandalosa. Sono stato attaccato fisicamente, mentalmente, animalmente. Non si dice animalmente, da un fan. Questo è un video sfogo. Io non accetto che mi si venga violata la privacy qui a casa mia. Non dovete permettervi. Adesso io telefono a tutti quelli che hanno telefonato al mio numero privato di lavoro, di email. Adesso telefono, guardate, guardate. Vi denuncio tutti, vi denuncio tutti. Allora, questo è un video sfogo. Io ve lo dico solo una volta, poi non ve lo dico più, poi vi metto in punizione. Voi non dovete venire a casa mia, non dovete violare la mia privacy, perché io non sono un personaggio pubblico e quindi non posso essere perseguitato così dai miei stessi fan, maleducato, pericoloso. Stavamo anche facendo un video molto esplicativo sulla saga del Signore degli Anelli ed è stato interrotto così, così, perché voleva un autografo. Ma chi sono io? Un fenomeno da baraccone? Devo essere perseguitato così? No! No, io sono una persona, sono un essere umano, anche io i miei diritti, anche io i miei sentimenti, sono stato ferito qui, proprio qui, nel cuore, nel petto, nel polmone, sono stato ferito nel polmone dei sentimenti da questo mio fan che mi ha perseguitato così tanto. E io adesso sto sudando freddo per la paura. Quindi, per questo angolo del vlog in cui sono stato attaccato da un fan, credo che possa essere tutto. L'ha tentato alla mia vita, mi ha lasciato sfigurato e deforme. Chi ha tentato alla mia vita, mi ha lasciato sfigurato e deforme. E quindi per questo vlog posso chiudere qua. Devo ancora riprendermi mentalmente, fisicamente, spiritualmente. Grazie a tutti per avermi seguito. So che molti di voi mi supportano e che non farebbero mai una cosa del genere al vostro Crazy. Grazie, grazie a tutti. Vi saluto al prossimo video. Ciao a tutti.